va bene. Allora, qua abbiamo fatto già un primo giro giusto di presentazione per farvi capire chi sono loro. Io direi di fare una serie di, come dicevamo prima, un dibattito. Cerchiamo di parlare un po' di cosa è venuto fuori fino adesso. Allora, quello che sinceramente a me stuzzica molto è il discorso sullo sport popolare, perché sinceramente siamo qua come San Precario, quindi io volevo sapere anche lo sport popolare, quindi lo sport come veicolo anche di un messaggio, oltre al messaggio di integrazione o comunque il messaggio che lo sport è per tutti e che è possibile accedere per tutto. Vorrei chiedervi che dimensione lo sport popolare, anche se lo seguite, che dimensione ha nel vostro, nella vostra narrazione, anche un po' di opinioni, ecco, cioè, a parte sport popolare che... Allora, noi non, io e Daniele viviamo a Perugia, non abbiamo diretta esperienza di realtà di sport popolare, però per vari motivi e per varie amicizie, nel momento in cui ci siamo interrogati su cosa mettere in questo libro che appunto abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di scrivere, abbiamo detto ok, concludiamo il nostro libro con un qualcosa che però il libro parte appunto dagli anni 30, narra di dittature, di che si sono riflesse nello sport, ma anche parla di come lo sport si rappresenta nelle pubblicità, nel cinema e così via. Dice, però alla fine cerchiamo di capire cosa lo sport veicola oggi. E fatalmente gli ultimi due capitoli del libro parlano da una parte di cosa lo sport veicola attraverso rappresentanti ad alto livello come appunto il nostro amico Carlo Tavecchio, e l'ultimo capitolo invece appunto parla di cosa rappresenta e cosa veicola quello che generalmente viene indicato come calcio popolare o sport popolare, cioè questo sport. Queste associazioni sportive che si ritrovano in Italia, in particolare in molte realtà, come appunto San Precario, in Campania, altrove e così via. E la cosa che a noi ha interessato, ripeto, come dicevo prima, noi abbiamo provato a dare innanzitutto un approccio di tipo ricerca, perché non facendo parte di nessuna cosa realmente, abbiamo detto ok, chiediamoci dall'esterno che cosa queste realtà rappresentano. Abbiamo visto come, al di là di come le singole associazioni si possano pensare come politiche o come apolitiche, in realtà apartitiche, correggerei io, in realtà abbiamo a che fare con delle piccole o grandi società, cioè piccole società assolutamente, che provano ad incidere nel loro piccolo, nella realtà in cui vivono, nella realtà di loro di riferimento e portando avanti delle istanze che possono essere o riferite esclusivamente alla realtà di riferimento, tipo noi facciamo un'associazione di sport popolare e ci interessiamo del quartiere che rappresenta la nostra associazione facendo determinate attività nel quartiere, oppure pensando che okay, noi facciamo una squadra di sport popolare e siccome ci accorgiamo che so che abbiamo aperto una scuola di calcio, abbiamo cominciato a far giocare con noi i rifugiati, ma i rifugiati non possono avere il beneplacito della Federazione Italiana Gioco Calcio per giocare con noi in terza categoria, allora proviamo a vedere se si può dal basso cambiare queste regole che impediscono a delle persone che fondamentalmente si allenano con noi tutte le settimane, però non possono giocare. Quindi una valenza anche appunto di voler incidere dentro non solo contribuire, cioè appunto voler incidere dentro la società o dentro la realtà di riferimento. E questa è una cosa che a noi interessa moltissimo. Abbiamo anche coniato una particolare definizione, invece di parlare di calcio moderno,
noi parliamo di calcio oltremoderno, cioè di un calcio che va al di là della modernità, ma non è postmoderno, cioè non è che arriva all'eccesso, cioè manda all'eccesso ciò che contraddistingue il nostro calcio moderno. Per esempio, il calcio postmoderno sarà la prossima spezzettazione, lo prossimo, scusate, spezzettamento dei diritti TV, che non quest'anno ma l'anno prossimo vedrà probabilmente le partite di Serie A distribuite sempre in 5, 4, 7 giorni alla settimana. Questo invece è calcio oltremoderno, cioè che cerca di incidere lì dove le regole si fanno, ed è una cosa appunto biopoliticamente molto interessante. Io una cosa, vorrei sapere cosa vi ha scritto Tavecchio adesso. Tavecchio ci ha scritto di correggere una... noi abbiamo scritto, c'è un capitolo proprio su Tavecchio, però aggiornato a processi risalenti al 2015. E lui ha scritto di correggere una cosa, perché da un tale processo sarebbe stato scagionato o comunque riabilitato come ruolo di... Ma non è questa la cosa bella. La cosa bella è quella che mi sono immaginato io del presidente della FIGC che si googla da solo, cioè sta da solo in ufficio, si googla e si imbatte sul nostro blog e poi ci scrive vi chiedo bonariamente di cancellare questa cosa. Quindi è questa la cosa bella. Bonariamente, sì, l'avverbio usato è bonariamente. No, esiste. No. Poi Carlo Tavecchio, chiocciola libero, cioè veramente una persona triste. Cioè, in realtà non era funzionale, cioè nel senso che lui sia stato dichiarato eleggibile o ineleggibile alla carica di presidente federale, a noi ci importa poco in relazione al discorso che facciamo. Cioè, al discorso che facciamo è che tu, Carlo Tavecchio, in campagna elettorale hai detto delle cose terrificanti e poi, eletto presidente, hai detto cose parimenti terrificanti. Cioè. Non lo so. Dalla stampa mainstream, che ha ampiamente citato Pino, definite, cioè liquidate come gaffe, non come cose gravissime, quindi... Beh, fondamentalmente noi ci chiamiamo Sport Popolare, quindi diciamo che da questo punto di vista giochiamo in casa, no? Nel senso che la nostra principale attività è quello che seguiamo con maggiore assiduità, per quanto da un punto di vista, se dovessimo ripartirci l'ordine degli articoli, io sono quello magari della nostra redazione che segue un po' di meno la questione degli Sport Popolari, magari vado a prendere i contatti con una determinata realtà in quel momento, poi magari li seguono chi segue tutti i vari rapporti, tutte le varie situazioni della nostra redazione. Però il discorso è sempre quello, nel senso che, come avevo preannunciato prima, lo sport noi lo viviamo come una sorta di cartina tornasole, no? Nel senso, comunque, come una sorta di situazioni in cui anche lì sono chiari i rapporti di forza, i rapporti di classe tra una funzione e l'altra, il fatto che comunque determinati sport, determinate situazioni, che siano il calcio, che siano anche altri sport che magari prima erano un pochettino più a portata dell'individuo, adesso sono determinate a portata di chi se lo può permettere, determinate a portata delle varie forze armate, delle varie forze comunque congiunte, eccetera. Nel senso, non si riesce ad uscire comunque dal fatto che determinati sport siano a appannaggio di chi se lo può permettere di poterlo praticare. Allo stesso tempo noi allo sport popolare dedichiamo uno spazio che sia, per non dirti preponderante quasi, insomma, per non dirti dell'80%, poco meno, insomma. Senso proprio perché noi ci siamo prefissati l'idea di essere una sorta di bollettino, oltre al fatto di riuscire a fare degli editoriali, oltre al fatto di riuscire a fare delle notizie, come adesso magari uscirà il fatto che nel 2030 il presidente della Corea del Sud, questo è un'anticipazione che tenetela per voi e basta, insomma, nel 2030 il presidente della Corea del Sud ha fatto una proposta al presidente della Corea del Nord, a Kim Jong-un II, di organizzare i mondiali del 2030 in comune, insomma. Quindi noi magari diamo il nostro giudizio, riuscendo comunque a fare un quadro storico, eccetera.
però da questo punto di vista, nonostante magari i risvolti che possono avere sociali, perché comunque il supporto delle varie squadre, anche non popolari ma mainstreaming, rappresenta per noi quello che è lo sport popolare, da questo punto di vista noi comunque riusciamo a dare la preponderanza a quello che viene dallo sport popolare e soprattutto alla difesa di quelle istanze, no? A prescindere dal calcio, che da quello che vedo insomma è l'argomento preponderante in questa situazione, noi poco fa ci siamo esposti non più di 10-15 giorni fa a sostegno di quello dell'istanza della Dinamo d'Ora, dell'istanza di una squadra di rugby popolare che noi avevamo conosciuto tramite comunque le cose organizzate, con l'occasione per salutarli, quelli degli All Reds di Roma, del cinodromo di Acrobax, e in modo che comunque sono stati stigmatizzati tutto il mondo della carta stampata, che di solito non si occupa né dello sport, cioè non si occupa del rugby a prescindere, a parte comunque quello che è il Sei Nazioni, in cui non perdo occasioni per stigmatizzare i vari allenatori eccetera, perché noi dovremmo vincere, non si capisce in base a che cosa. Figurati il rugby popolare si è occupato insomma di questa vicenda solo per criticare l'atteggiamento di una squadra la quale comunque ha messo come valori fondanti del proprio credo l'antimilitarismo, l'antisessismo, l'antifascismo e l'antirazzismo, il fatto che non abbia voluto invitare la squadra che è comunque della base americana, la squadra di rugby femminile che è della base americana di Sigonella in Sicilia, come invitata ad un torneo di rugby femminile. Quindi noi da questo punto di vista abbiamo cercato un attimino di bilanciare, per quanto obiettivamente bisogna dire la verità, no? Non bisogna illudersi. Noi siamo Sport Popolare, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, il Messaggero eccetera, sono altre cose, però allo stesso tempo noi proviamo a fare quello che possiamo fare, no? Dal nostro punto di vista abbiamo provato a bilanciare insomma un punto di vista, abbiamo provato a bilanciare quello che può essere insomma l'alternativa, in base al fatto che se fosse successo in altre situazioni, se fosse successo in un discorso che non aveva a che fare una squadra di base americana, non ci sarebbe stato tutto questo interesse mainstream. Allora, da atleta di una polisportiva popolare sicuramente apprezzo la domanda. Lo sport popolare ha valori amplissimi, innanzitutto perché è pratica sportiva, innanzitutto perché vuol dire fare sport dal basso, come la San Precario nasce sull'onda di Calciopoli, dal bisogno dei tifosi di riapproparsi del calcio, del bisogno di giocare, di dire che ok, voi fate il cazzo che credete come FIGC, ma noi vogliamo giocare a pallone, che è una cosa ben diversa dai miliardi, da tutta la questione, dalla questione che in Serie A l'argomento attualmente è che i diritti televisivi verranno spalmati, che il calcio moderno va talmente bene che se fai un'asta per dare i diritti televisivi questa va deserta, non ce va nessuno. Bene, funziona, mi sembra che funzioni. Lo sport popolare ha per noi un valore amplissimo perché attualmente noi portiamo avanti una campagna che si chiama We Want to Play, che è stata coperta mediaticamente da Sport alla Rovescia, che vuole cambiare le cose, che vuole ammettere, lo so, ricoperta anche da tutti i presenti, e serve per far ammettere un ragazzo che si allena con te a giocare lo stesso campionato che giochi tu, perché fondamentalmente lo sport è fatto di persone, anche se sembra che non venga mai compreso a livello di FIGC, però noi sappiamo come polisportiva che può succedere, perché gioco anch'io, la nostra campagna ha funzionato, abbiamo vinto in quel caso e siamo partiti dal basso, siamo partiti da una polisportiva di un centinaio di persone che è stata appoggiata da decine di squadre e abbiamo cambiato le cose. Lo sport popolare ha un'influenza vera sullo sport mainstream, perché semplicemente perché le persone che praticano lo sport sono interessate, è una cosa che ti riguarda. Quando tu vai a allenarti in un campo e ti rendi conto che il tuo compagno di squadra, che non è un'altra persona, è il tuo compagno di squadra e quindi hai un rapporto paritario con lui, ha un problema, ti attivi in questa maniera,
che è una cosa che non accadrebbe mai su tutti gli altri livelli sportivi, perché non è interesse, ma o anche perché c'è qualcun altro che se ne occupa al posto tuo. Perché attualmente, se io vengo dal Gabon, non gioco la terza categoria, ma sicuramente, se ho i numeri per giocare la Serie A, sicuramente me la fanno giocare, perché mi trovano uno zio che una volta è stato in Italia 2 giorni, e allora sono italiano, e sappiamo tutti come funzionano questo tipo di cose. La verità è che lo sport popolare sta crescendo, è sempre più grande, il mainstream appunto si ostina ad ignorarlo, anche quando questo diventa motivo di contrasto vero, motivo di contrasto forte, perché questo è un ottimo esempio, ce ne sono tantissimi veramente. Un altro esempio può essere l'Afronapoli, un altro esempio siamo noi semplicemente facciamo accedere al gioco persone che in Italia teoricamente non lo avrebbero. Noi abbiamo un paio di ragazzi nel basket, dove in teoria si dice che non ci sia discriminazione, ma non è vero, perché la FIP comunque chiede una serie di permessi per giocare. Lo sport popolare ti permette di occuparti di una questione che è totalmente ignorata, di una discriminazione fortissima, che è la questione femminile, dello sport femminile in Italia, che in Italia è completamente ignorata da tutto quello che è il sistema mainstream delle comunicazioni, dei giornali, del fatto che una donna in Italia è una dilettante indipendentemente dal livello che hai. Cioè la Gabbiadini è una dilettante, è più forte di Manolo, molto più forte di Manolo. Grazie. Rispetto per Gabbiadini. Sì, no, io gli voglio bene. È forte. Pino ce l'aveva a Fantacalcio. No, appunto, lo sport popolare ti permette di portare a guardare una squadra di basket in WISP 100 persone, che io dico, io seguo il basket da tantissimo, ci gioco da quando ero bambino, 100 persone non le fa in Serie B. E il modello che ci propone la FIP, la FIGC, il CONI, è un modello sbagliato. Noi stiamo semplicemente stravolgendolo, stiamo semplicemente chiedendo di riapproparci di quello che è la realtà dello sport praticato da chi vuole farlo, e tutto il resto è fuffa. Sì, vorrei fare una domanda agli amici di Cronache di Spogliatoio, visto che loro ci hanno fatto a noi. Una cosa interessante che appunto noi sottolineiamo nel capitolo in cui analizziamo le gaffe di Tavecchio, è che in qualche modo le gaffe di Tavecchio in realtà rappresentano molto bene il livello istituzionale dello sport, che è uno sport, come diceva appunto Luca, è discriminatorio. La discriminazione più grande è appunto il fatto che una donna non può essere considerata professionista solo perché donna nello sport italiano. E, come dire, voi che in qualche modo raccogliete le cronache che arrivano dalle categorie basse, cioè cosa raccogliete appunto riguardo appunto questo, problemi che possono riguardare discriminazioni generiche, dal genere all'orientamento sessuale, a così via, altre qualsiasi tipo sulla pelle o altra cosa? Allora, innanzitutto faccio un passo indietro, perché devo dire che siete veramente preparatissimi e mi sento un po' a disagio. Siete... No, tranquillo. No. Comunque, quello che... La sapevo, sì. Giuro, abbiamo ripassato prima. No, a parte gli scherzi, noi quello che abbiamo potuto constatare in questi 2 anni è che il calcio riesce a sviluppare una grande forza soprattutto dal basso, e il fatto di ricevere quotidianamente delle richieste di ragazzi molto giovani, si parla quasi sempre di under 18, che cercano di esporre quelli che sono i loro principali problemi, e sono veramente svariati, a partire dal capriccio contro l'allenatore, ma anche al discorso delle infrastrutture. Proprio l'altro giorno ci è capitato un ragazzo, conclusa una gita scolastica, e dice: ma è possibile che in tutti gli altri paesi europei abbiano strutture, possibilità, sostentamenti, eccetera eccetera? Noi siamo quello che amaramente rispondiamo,
crediamo di essere il terzo mondo dal punto di vista sportivo per quello che riguarda l'Europa, sotto tutti i punti di vista. Per quella che è la mia esperienza personale, io ancora oggi resisto, anche se non si direbbe, ma gioco ancora a pallone anch'io, e ho possibilità di confrontarmi con tanti ragazzi molto più giovani che si affacciano a una categoria, comunque io quest'anno ho giocato in eccellenza, che per loro sembra essere un trampolino di lancio, ma capiscono immediatamente quelli che sono i problemi, i freni che gli vengono proposti. È molto, molto lampante, è evidente come ci sia un problema quando nelle tribune per gli allenamenti o per le partite compaiono come dei funghi, dei personaggi loschi che non aspettano altro che chiedergli la procura, e stiamo parlando di dilettantismo totale. Quindi il ragazzo nasce, e parlo di ragazzi 17-18 anni, con quel tipo di mentalità, e non riescono a discostarsi da quello che è il calcio vero. Stiamo attraversando questo tipo di realtà, e lo dico da un ragazzo che ha 30 anni e va al campo perché è innamorato del pallone, punto. Allora, proprio perché volevamo rendere una discussione, se anche voi avete qualcosa da chiedere, ben venga, ecco, cioè, il microfono è aperto anche per voi che siete nel pubblico. Allora, io volevo chiedere qualcosa su riguardo agli spazi, proprio perché noi stavamo portando avanti una campagna proprio Spazio allo Sport, riguardante proprio il fatto che mancano spazi per la gente per fare sport. Avevi già introdotto il discorso, quindi non so neanche se vuoi aggiungere qualcos'altro, oppure mi sembra che è stato voi, oppure volete aggiungere qualcosa voi sugli spazi sportivi che mancano in Italia proprio? Allora, apro io dicendo perché noi siamo partiti come Polisportiva e come Granate Sport alla Rovescia con Spazio allo Sport, con una campagna per riqualificare e anche semplicemente mappare gli spazi abbandonati a Padova. E questo ci nasceva dal fatto che a Padova ci sono degli spazi abbandonati, che è una realtà localistica, e dal fatto che non localistico in Italia, quando qualcuno decide di fare dello spazio sportivo, principalmente si fa uno stadio da 10 milioni che serve per giocare 20 partite l'anno principalmente. Ci sono esempi che vanno indietro dalle Olimpiadi del 1960, volendo potremmo andare anche un po' più indietro. Uno è qui a 300 metri, chiunque può girarsi e vederlo. E su questo porto a voi un altro esempio invece virtuoso, che può essere l'esempio islandese, in cui l'Islanda decide di investire un tot di soldi nella pratica sportiva, rifà tutti i campi, ha dei buoni successi con le nazionali, non dovuto naturalmente solo a questo, ma anche al far crescere un movimento, la decisione statale di far crescere un movimento, comunque con una nazione di 300.000 abitanti, che è più o meno quelli di questa cittadina, riesce a ottenere degli ottimi risultati sia nel calcio che nella pallacanestro, semplicemente rifacendo gli stadi, rifacendo gli spazi sportivi, ma rifacendoli per la popolazione. Personalmente, quando mi imbatto in dinamiche sugli spazi sportivi, trovo quasi sempre degli scandali, delle grosse problematiche, perché difficilmente un'amministrazione comunale ha dell'interesse, se non adesso in campagna elettorale, per dire ah sì, ti rifaccio la palestra. Vi chiedo direttamente qual è la vostra esperienza su questo. Allora, guarda, io ti rispondo da persona che vive a Roma, no? In senso, da persona che comunque sugli spazi, che siano sociali, che siano d'uso sportivo, che siano d'uso abitativo, insomma, conduce delle battaglie a livello quotidiano.
Declinando il problema a livello sportivo, no? E a Roma c'è stato questo dibattito da quando c'è stata questa nuova giunta pentastellata sullo stadio di proprietà, come se praticamente lo stadio di proprietà fosse il rimedio per far vincere la Roma, insomma. Poi la Roma si fa lo stadio di proprietà, la Juve ha lo stadio di proprietà, e il Milan si fa lo stadio di proprietà, l'Inter si fa lo stadio di proprietà, chi cazzo lo vince lo scudetto, insomma, ne daranno 5-6 in un anno, perché basta avere lo stadio di proprietà per vincerlo, quindi non si capisce questo punto di vista. Anche il Sassuolo, no? Vincerà Sassuolo campione d'Italia al prossimo campionato. E quindi da questo punto di vista, cioè, bisogna anche qua distinguere da una relazione tossica, che è quella comunque che conviene ai palazzinari, no? Quella che conviene a chi ci lucra su determinati spazi, allo stesso tempo però riuscire a trarre le giuste conclusioni e le giuste distinzioni, no? Da chi comunque risente il problema della mancanza di spazi di sport, che può essere un problema che sia a Padova che a Roma, però allo stesso tempo non vuol dire dare a delle polisportive dal dubbio statuto la paternità o comunque il potersi appropriare determinati spazi, ma dare alla collettività, dare a determinati spazi la possibilità, insomma, di riuscire a poterli autogestire. E da questo punto di vista, come ti dicevo, io che seguo comunque le vicende delle squadre di calcio popolare romane o comunque anche delle altre varie palestre, il fatto che ci siano determinate squadre che non possono giocare nel loro quartiere perché comunque quei campi sono della diocesi e non danno l'opportunità, non danno la possibilità di poterli gestire, di poterli comunque amministrare durante le partite di campionati che comunque sono, se non dell'ultimo, del penultimo, al limite del terzultimo gradino della scala, insomma, del calcio sociale, perché popolare comunque è professionistico, non potremmo definire una squadra di prima categoria e neanche di seconda, insomma, di chi si appassiona il calcio. A questo punto, quello che noi teniamo a tenere, anche alla luce di un dibattito a cui abbiamo partecipato non più tardi domenica scorsa, no? In un quartiere che sarebbe comunque, per chi non conosce Roma, il quartiere del Forte Prenestino, insomma, quello di Villa Gordiani, Roma Est, con tutta la sua tradizione di lotte e di resistenze, il fatto che la questione dell'accesso allo sport, la questione comunque degli spazi popolari per lo sport, rientra nella questione ben più organica, ben più grossa di quello dello spazio, cioè dell'accesso del diritto alla città, no? Del fatto che comunque ci sono tanti spazi abbandonati che vengono tenuti abbandonati per crescere in maniera drogata, in maniera artificiale, gli affitti per crescere in maniera drogata, artificiale, e determinati costi che siano anche quelli delle infrastrutture sportive. E a questo punto la migliore risposta è quella che proviene dal basso, senza dover passare per le interlocuzioni comunque di determinati gestori, che siano quelli del municipio, che siano quelli delle piazze, eccetera, anche per il semplice motivo che a un certo punto, come ha dimostrato l'esperienza romana di una determinata giunta, che è quella che governa adesso la città, a un certo punto ci deve piegare di fronte a determinati interessi. Quindi per questo noi promuoviamo qualsiasi impresa, qualsiasi comunque possibilità che passi dalla realizzazione comunque di uno sport, che passi dall'interazione col quartiere, e di conseguenza non possiamo farne a meno. Io vorrei aggiungere una cosa che forse racchiude un po' sia la narrazione tossica, sport e comunicazione, eccetera, che poi è un consiglio che cerco sempre di dare alle scuole di sport popolare quando le incontriamo. Fatevi comprare dalla Red Bull, andate in Serie A, poi in Champions, e la Gazzetta dello Sport scrive che siete una favola. Secondo me è stato dato un quadro comunque tanto complesso, no? Sul tema delle narrazioni dello sport, ma perché lo sport di fatto, no? Lo diceva Michele prima, un po' lo rispecchia le contraddizioni che ci sono nella nostra società. A me personalmente la cosa che colpisce, io seguo tutti e tre i vostri blog, ovviamente anche Sport alla Rovescia, perché per una questione di appartenenza politica, ma non solo, anche per una questione di interesse. E la cosa, a mio avviso, interessante è che si dà risalto alla narrazione di cose vere,
magari da punti di vista differenti. E questa è una cosa che può essere dirompente, no? In un mondo dello sport, del calcio soprattutto, ma in generale dello sport, in cui le narrazioni, no, di fatti privati vengono messe a valore. Cioè, a me viene un esempio, una cosa che mi ha fatto aberrare, no? La storia del figlio di Bonucci, che è stata veramente messa, sì, cavalcata, messa davvero data in pasto, no, alla stampa mainstream. Ma perché? Perché questo rispecchia il fatto che in uno sport sempre più in crisi, perché, no, lo diceva Luca prima, nel momento in cui vanno deserte le aste per i diritti sportivi, significa che c'è un meccanismo di crisi che ha invaso anche lo sport dal punto di vista finanziario e non solo, e quindi devono vendere proprio attraverso la narrazione di fatti privati, di gossip. Invece credo che valorizzare le narrazioni indipendenti, poi ripeto, al di là dei punti di vista e delle sfaccettature che vengono prese dalle singole narrazioni, dal singolo stile delle varie narrazioni, credo che in questo momento possa essere una cosa dirompente per parlare di un altro modo di fare sport, ma in generale di un altro modo di vedere e vivere la nostra società. Dico una cosa al volo, poi ti passo subito il microfono. L'esempio del figlio di Bonucci calza pennello, secondo me, e questo ha un significato, secondo me, è che la gente ha bisogno di storie che in questo caso si discostino da quello che è il calcio che ci propinano. È molto sintomatico, non dico assolutamente che sia la direzione giusta da prendere, però effettivamente la gente ha bisogno di riscoprire altro dal calcio, ha quasi la nausea. Altrimenti noi analizziamo molto i dati di quello che pubblichiamo, è la nostra esperienza, e la notizia pura e semplice sta passando in secondo piano rispetto a quello che è l'emozione del calcio, e questo deve essere un punto di riflessione secondo noi. Sì, io sono un insegnante, quindi tendenzialmente devo essere positivo perché ho a che fare con le nuove generazioni. E riguardo appunto a questa narrazione mainstream del calcio, durante quest'anno scolastico io ho fatto, tra parentesi, insegno matematica e fisica, quindi niente a che fare con facoltà di umanistica, però nonostante questo ho obbligato ho obbligato alcune persone a un excursus sulle narrazioni del calcio, tra cui una classe mia, e la cosa che mi ha particolarmente colpito è che i ragazzi e le ragazze che comunque seguono un po' la narrazione mainstream, quindi Gazzetta dello Sport, si rendono in qualche modo conto, una volta imbeccate, che le notizie sono non notizie. È una cosa che magari ci dà un po' di speranza, no? Cioè, anche io ho lavorato in un liceo scientifico, questo liceo scientifico ha anche un corso sportivo, il liceo sportivo, potete immaginare, invece di fare latino fanno 4 ore in più di educazione fisica, quindi vi potete immaginare quale sia, diciamo, l'attesa che si possa riversare nei confronti di ragazzi che fanno lo sportivo invece che fare il liceo scientifico tradizionale. Beh, appunto, facendo questo particolare lezione sulle narrazioni del calcio, mi sono accorto come questi ragazzi del primo sportivo sapevano che in sostanza le notizie che appaiono sulla Gazzetta o sul Corriere sono riferite a delle cose che non accadono. Magari toccherebbe fare il passaggio ulteriore, e questo non è facile, più che dire vabbè, ok, magari andatevi a interessare anche di altre cose, visto che sapete che se vi scrivono che il Milan comprerà Morata non è esattamente vero, non è necessariamente vero, però comunque è interessante che almeno sappiano che appunto le interviste esclusive, il mercato tutto l'anno, sia una cosa falsa, non è quello che realmente accade. Io invece
proprio in osservanza, no, di quello che ho sostenuto all'inizio di questo dibattito, il fatto che comunque lo sport sia una chiave di volta per interpretare il mondo, quindi anche l'informazione sportiva sia la stessa cosa, no, per interpretare il mondo. Di fronte di, cioè, si parla, insomma, abbiamo parlato dell'esempio sportivo, ma non è la stessa cosa, grosso modo, di quello di cui si parla quando si parla del Kurdistan, quando la stampa mainstream italiana parla dei battaglioni femminili dello IOPG, parla comunque di cronaca rosa, piuttosto che parlare di gente che comunque si mette in gioco la propria vita per cercare di respingere l'avanzata dell'ISIS, eccetera. È proprio un cercare, comunque, come quello del figlio di Bonucci, un cercare di trovare dei risvolti rosa di fronte ad una mancanza di notizie, ad una mancanza comunque di informazione, eccetera. E quindi a questo punto, cioè, noi ribadiamo il concetto che c'è una necessità di svecchiare da un lato quella che è la vecchia informazione sportiva sulla carta stampata, anche perché, cioè, non so chi di voi legge abitualmente i giornali, cioè noi, a me personalmente capita per una questione di rassegna stampa, no? Quindi mi capita di leggere i principali quotidiani sportivi, e al di là degli errori grammaticali che da persona che fa il correttore di bozze in altre case editrici mi verrebbe a sbattermi la testa ad uno spigolo proprio per togliermi gli occhi, e purtroppo funziona così, insomma, proprio il fatto che c'è bisogno di una narrazione diversa, no? Del fatto che comunque si renda conto anche chi non ha tutti i mezzi culturali, chi non ha comunque tutti i mezzi comunque di militanza sportiva e non solo, del fatto che del fatto che comunque in un modo o nell'altro quello che viene propinato anche attraverso la carta stampata sportiva sia una declinazione di un mondo che non esiste, di un mondo di favole, di un mondo comunque di una narrazione che comunque è abbastanza falsa. Sì, su questo infatti aggiungo due note. Concordo con, leggendo la Gazzetta Sportiva quasi tutte le mattine, perché prendo un caffè al bar, sono viziato. E andrebbe peggio, sì, lo so, so. Potrebbe andare ancora peggio, stare a Torino e leggere tutto sport e sapere che Messi è andato alla Juve 5 volte. Infatti la questione da un lato per noi è come viene raccontato lo sport, perché in Italia ti dicono che, a parte Icardi e Maxi Lopez, perché là siamo andati avanti 2-3 mesi con una storia de corna che, voglio dire, a me da tifoso me ne frega anche cazzi, e Lancashire, Leicester, scusate la pronuncia pessima dell'inglese, il Leicester è una favola sportiva bellissima del calcio inglese che vince il campionato schierando Vardy che giocava fra i dilettanti. Il Leicester fattura più del Napoli, è la 24esima squadra di pallone del mondo, quindi credo che fatturi quanto qualche ditta grossa italiana, quasi quanto la Juventus, mi dice Pino dalla regia. Però è una favola sportiva, perché la narrazione in Italia dello sport fatto dalla Gazzetta, che uso come esempio puramente, è, non avendo nulla di cui parlare, parliamo di cose estere trasformandole per quello che ci occorre, ignorando tutto quello che è un discorso. Noi abbiamo parlato, l'ho citato prima tantissimo, di Kaepernick ad esempio, che in FLL porta un discorso su io sono nero, sono palesemente discriminato da quella che è la mia lega, da quello che è il mio stato. Lo stato americano non ha fatto il saluto all'inno nazionale per mesi, che in America è una cosa folle, ma in Gazzetta è andato 2 articoli, ho controllato ieri, in un anno 2 articoli, complimenti. No, ok, no, infatti hai parlato della favola dell'Leicester, non a caso ho citato prima la Red Bull, perché c'è così una smania di storytelling che vengono fatte passare come favola certe cose come l'Leicester, ma caso ben più grave quello della Red Bull, che da neopromossa in Bundesliga era prima in classifica davanti al Bayern Monaco, si è qualificata in Champions ed è una favola. Poi che ce frega se poi va, prende le squadre, smantella tutto, cambia nome, cambia colori,
che ci frega se prende tipo la squadra di Salisburgo che era viola, i tifosi si oppongono e lui, Mateschitz, il patron di Red Bull, per farli abituare alla transizione, alla prima partita mette degli occhiali viola sugli spalti in modo che si abituino al colore bianco-rosso, ma che ce frega, no? È una favola, quindi facciamoci qualche... Sì, tra l'altro poi un po' come corrisponde al fatto che in realtà a livello mainstream non si mette in discussione la finanziarizzazione del calcio. Cioè, mi collego un po' a quello che diceva lui su ciò che accade nei campi di ultima categoria. Allora, i ragazzi crescono con l'idea che nel calcio si possa sfondare solo se trovi il raiola di turno che ti fa crescere. Allora, tanti Gigio Donnarumma è l'ideale perfetto di... Poi magari se a 18 anni viene sbattuto al Manchester City e non giocherai mai più per i prossimi 6 anni, chi se ne frega, eri comunque fortissimo. E la finanziarizzazione del calcio non è una cosa che è stata inventata adesso. La finanziarizzazione del calcio, per esempio, era anche dietro il grande boom del calcio italiano negli anni 90. Il Parma, tanto per avere un'idea, la Lazio. La differenza tra Parma e Lazio è che mentre la Lazio di Gragnotti ha avuto la possibilità di avere spalmati in 140 anni i suoi debiti, insomma, cioè, no, in 23 anni 140 milioni di debiti, il Parma una volta è riuscita a evitare il fallimento quando era di Tanzi, poi è finita tra vari passaggi di proprietà, poi alla fine quando è arrivato Ghirardi, comprata per un euro dal famoso turco eccetera eccetera, alla fine tra l'altro è rimasta in vita perché Sky voleva che rimanesse in vita fino a fine campionato. La differenza è la conflittualità delle piazze, forse magari, ma tu lo sai meglio. Non possiamo far fallire la Lazio, facciamo la legge Marzano. Sì, anche la Roma tra l'altro nello stesso periodo. Però al di là di chi fallisce e chi non fallisce, cioè noi stiamo proponendo l'idea, cioè a livello alto si propone l'idea sempre di un calcio legato al successo personale del singolo, che può essere il giocatore, può essere la squadra, legato al successo del singolo presidente che prende la squadra, investe i soldi e lo porta su. Sì, è un'eccezione assolutamente neoliberista del calcio, che fatalmente tutti coloro che fanno appunto sport dal basso, sport popolare, in qualche modo cercano di contrastare in modo ideologico / politico. Allora, io personalmente... Allora, una piccola parentesi. Io mi chiamo Giuseppe Ranieri e sono di Catanzaro. L'allenatore che ha vinto lo scudetto a Leicester si chiama Claudio Ranieri ed è la persona che ha fatto più presenze in Serie A col Catanzaro. A parte questo piccolo dettaglio, insomma. Poi direi, io uno degli articoli per cui è diventato più famoso, insomma, spopolare, è un articolo, insomma, contro la narrazione che c'è sul Leicester, perché comunque se in Italia una squadra avesse vinto il campionato, per quanto una squadra di seconda fascia, no? Anche se Leicester magari è di terza, se non di quarta fascia del tutto, avesse vinto lo scudetto con quel numero di 1-0, con quel numero di, comunque, che ha visto le partite, può dire, non è che è stato un gioco spettacolare, insomma è stato un gioco all'italiana in cui bene o male io segno e poi non mi segnerei mai più, attaccati, non mi segnerei mai più, insomma, eccetera. Voglio dire, era stato questo, insomma, lo smontare la narrazione della favola, perché voglio dire, la favola è bella se in un altro campionato, però se succede in Italia, il campionato in cui vince chi grida tappatevi la bocca, vince chi grida in un modo o nell'altro noi siamo più forti, voi dovete stare zitti, punto e basta, una storia come quella di Leicester non sarebbe successa. Da questo punto di vista, voglio dire, è proprio il bisogno che ci sia di trovare delle favole, trovare delle cose, ma che non siano quelle di Leicester, non perché il Leicester non sia un qualcosa che meritevi, perché comunque io penso che da qui ai prossimi almeno 50 anni non c'era nessuna squadra dei principali campionati europei che riuscirà, che Italia, Spagna, Germania, con l'eccezione della Red Bull Lipsia, che non è una squadra di seconda terza fascia ormai, lo possiamo dire, no? Però è una favola. È una favola tipo avariata, una tavola tipo non so. Non vengono esempi un pochettino poco consoni, quindi li lasciamo perdere, insomma. Voglio dire,
da questo punto di vista, insomma, non c'era nessuna squadra che vincerà lo scudetto così in questa favola. Quindi quello che è stato perché è bello da un punto di vista perché non ti tocca da vicino. Succede in un campionato come quello inglese in cui bene o male se tu vinci 12, 13, mi sa che forse era 15 partite, insomma, che Leicester ha vinto per un solo gol di scarto, no? Sì, appunto per questo, è quello che dico. Insomma, voglio dire, è bello celebrare le vittorie che sono nei campionati lontani nostri proprio perché c'è questo storytelling che, se da un lato in Italia ha reso arido, no, il panorama, in cui bene o male adesso noi discutiamo tutti il fatto che una squadra che si è appena salvata la Serie B, la Serie C come la Ternana, lotti per non svendere il proprio logo all'unico sano, che c'è, tra l'altro c'è anche condannata ai playout, no, del Catanzaro, ma questo è un discorso che teniamo chiuso, insomma. Voglio dire, se il massimo dello storytelling è questo, è normale che una situazione come questa dell'Leicester venga vissuta in maniera acritica, perché da noi c'è bisogno comunque del raccontare le storie che non siano un qualcosa di asettico, che non siano un qualcosa del fatto che comunque è giusto che ad esempio il derby Milan-Inter venga giocato con due magliette che non si capisce, non si trova la distinzione, perché comunque tutte e due sono quelle più vendute in Cina, o al ritorno venga giocata alle 12:30 perché è l'orario comunque più consono per vederlo in quello della Cina. C'è il fatto che c'è bisogno comunque di quello che, sebbene possa essere finito il romanticismo, il fatto che è una sorta di collante che c'è tra la popolazione, che c'è comunque tra il seguito e le squadre di riferimento. No, no, è verissimo, è che in Italia abbiamo questa grandissima capacità di dimenticare in fretta, e su questo insomma le società di calcio in special modo ci marciano alla grandissima. Basta cominciare la campagna acquisti estiva e tutto questo viene messo in secondo piano. È la nostra grande mancanza, quello di essere assolutamente non attivisti e ascoltare e immagazzinare come buono tutto quello che ci viene detto. Buonasera, intanto vorrei ringraziarvi per tutte le informazioni che avete condiviso in questo dibattito, spettacolari veramente. La mia domanda era se nella vostra esperienza, nei vostri progetti, avete mai riscontrato delle problematiche sul campo, diciamo, più sanitario o sulla prevenzione, più che altro perché oggigiorno c'è una mancanza di dati sul livello statistico anche per creare un piano di prevenzione per i giovani o anche per tutte quelle squadre che non si possono permettere uno staff medico o un piano appunto educazione ad essere un atleta. Oggigiorno parliamo di squadre che utilizzano i giocatori come prototipi, quindi la medicina comunque è legata non più sulla prevenzione, un'educazione, ma una massima prestazione dell'atleta per garantire comunque anche quello spettacolo che oggigiorno, quindi più è legato a un aspetto, se in tutta questa vostra esperienza avete mai riscontrato questo tipo di problematiche. Guarda, io ti rispondo subito. Io l'ultima partita a cui ho assistito di calcio popolare era una semifinale del campionato provinciale di Roma dei Pulcini, in cui risse tra genitori. No, a parte un allenatore psicopatico, tutti i resti non erano tranquilli. No, nel senso che comunque voglio dire il fatto che sia stato comunque questa insomma salvaguardia dei valori dei bambini, perché comunque stiamo parlando di persone che sono meno di 8-9 anni da questo punto di vista, e allo stesso modo si sia riuscito a portare avanti questo discorso di da un lato di tutela dei bambini, dall'altro comunque anche di rispetto, insomma, di cercare che si aspettasse che si facesse l'ombra, eccetera, proprio perché per cercare insomma di riuscire a, da un punto di vista dello sport popolare, che è quello comunque bene o male su cui noi riusciamo ad avere un pochettino più di impatto, proprio perché risponde a meno logiche economiche, eccetera, siamo riusciti comunque a fare in modo che la partita riuscisse a iniziasse tipo 20 minuti, 25 minuti dopo, aspettando comunque che il sole calasse dietro l'ultima altura, in modo che comunque tutti i bambini che erano dagli 8 ai 10 anni riuscissero ad avere l'ombra. Il fatto comunque che bene o male forse uno dei migliori, forse uno dei punti diamanti di quello che può essere lo sport popolare è il fatto che non ci sia questa ossessione al risultato, questo fatto insomma che bisogna ottenere una vittoria a tutti i costi, quindi il fatto che ci siano determinati trattamenti medici, trattamenti dubbia qualità, di cui io adesso non parlo più che altro perché non ho le controprove, per quanto ognuno penso che in propria testa le controprove ce l'abbia, insomma riescano ad influenzare determinati risultati. Io
Io lo dico al volo da insider, i calciatori sono, i giovani calciatori sono prodotti per le società. E quest'anno noi abbiamo ottenuto, dopo la lotta della scorsa stagione, la possibilità di avere un'assicurazione personale che comprendesse anche ecografie, risonanze, eccetera. Ecco, che cosa ha portato al fatto di in poche parole, i giocatori non, infortunati non venivano mai sottoposti a un periodo di riposo, proprio perché la società diceva: bene, io ti curo, tu devi essere sempre a disposizione. Statisticamente alla fine dell'anno abbiamo avuto molti più infortuni dell'anno precedente. La domanda è molto interessante. Chiaramente come calcio romantico non abbiamo mai affrontato questo argomento, però io penso che sia cioè chi ne può capire di più e chi in qualche modo ha un percorso magari più legato alle scienze motorie sportive, a uno studio di scienze motorie sportive, quindi in qualche modo io mi rifaccio a, noi abbiamo degli amici che studiano scienze motorie sportive a Bologna, stanno per finire la specialistica, e che tra le altre cose quest'anno sono arrivati alla seconda edizione di un torneo particolare che si chiama il Torneo di Mondi. Allora, quelli dell'EIB, io penso che se ti volessi dare una risposta che cerca di ammazzare tutto alla radice, ti risponderei: se lo sport lo vedi come sport all'interno di una società neoliberista, tu in fondo, rispetto a delle pratiche che possano preservare la salute della singola persona, puoi solo fare una politica di riduzione del danno. Punto. Se invece vuoi uno sport che abbia come presupposto la salute della persona che fa sport, devi avere a che fare con uno sport che parta dal confronto tra squadre, che non sia di tipo appunto antagonista, che non miri al risultato in sé per sé, o che alternativamente miri a un risultato che non sia specificamente determinato, che esempio, dal numero dei gol che fai in una partita di calcetto, dal numero di punti che segni in una partita di basket. Allora, io di sto torneo di Mondi ancora non ci ho capito molto, ne stavo parlando con appunto gli amici bolognesi, veniamo appunto da Bologna, però la cosa bella è che siamo stati appunto a casa di sto ragazzo che ha partecipato con una squadra al torneo di Mondi, abbiamo visto una targa in cui si dice che la squadra ha vinto il premio presa bene. A che abbiamo chiesto: sì, ma che cazzo vuol dire presa bene, scusa? No, presa bene vuol dire che ti danno dei punti in base a come ti comporti in campo, come ti comporti nella giornata in cui organizzi questa cosa, come stai insieme agli altri. Chiaramente è un gioco non competitivo, o comunque un gioco competitivo ma su delle istanze che tu cerchi di sottrarre dal semplice conteggio dei punti. Ovviamente qua siamo, secondo me, molto al di là della rivoluzionarietà dello sport popolare, qua siamo un qualcosa che tende a rivoluzionare anche il concetto stesso di sport come pratica meritocratica, perché purtroppo noi, anche voi che giocate, cioè, cazzo, arriva primi e non è arriva terzo, no, cioè, lo dice lui. Non è la stessa cosa arriva primi o arriva terzi. Sulla competitività mi allaccio, perché non citando il calcio cito uno sport che su questa dinamica della salute è brutale, il ciclismo. Nel ciclismo io, quando non gioco a basket, vado in bici, Pino come me, e fai tranquillamente, senza essere un campione, fai 160 chilometri. Allora, io non ho gli ultimi dati dell'ultimo giro, comunque nel ciclismo il doping, perché si può citare così, è un
grossissimo problema, perché nella società neoliberista conta il risultato. Quindi sì, se la domanda è questa, sì, nell'attuale società conta che io vada più forte dei cipollini, ma per forza, perché se no non so. Nel senso, ci sono ciclisti che ti dicono: io mi sono dopato non perché volessi vincere, ma perché volevo essere in grado di competere, e se non mi drogavo non ero in grado di competere perché gli altri andavano troppo forte. Non so se tutti drogati. No, dico una cosa quanto riguardo l'ultimo Giro d'Italia, che tra l'altro questo ragazzo di Bologna è anche esperto di ciclismo, mi diceva che appunto Quintana a fine tappa, quando intervistato, diceva: ma Nairo Quintana, ma perché non sei scattato? Ma no, i miei dati comunque mi hanno detto che io ho pedalato bene. Io rimanevo un po' perplesso, allora ho chiesto appunto a questo ragazzo che ne capisce di ciclismo, mi ha detto: no, il dato è semplice, cioè se lui scattava avrebbe avuto dei dati per cui, analizzati, gli altri avrebbero dedotto: no, se questo ha fatto tot chilometri in tot tempo è sicuramente dopato, quindi avrebbe avuto il triplo dei controlli. Quindi meglio andare piano, meglio arrivare secondi e non aver controlli che finire nelle grinfie dell'antidoping. Cioè, è terribile come... Allora, siamo andati ben oltre il tempo che avevamo a disposizione, ce ne sarebbe da dire fino a domani, però dobbiamo chiudere qua, quindi ringraziamo i nostri ospiti. Farei della promozione, scusate, perché no, anche perché per il libro, anche perché Sherwood ha acquistato una serie di copie di libri del nostro libro Calcio Poco Romantico, ne ha acquistate parecchio. Allora, oggi avete l'opportunità di comprarlo, sta al bookshop là, Books Media, e di averlo firmato con una dedica estratta da il libro, e Dopone sa a cosa mi riferisco. Sembriamo merbitoso, no? Sì, no. Cioè, noi facciamo delle dediche estratte a caso da un libro che si chiama Frasi per ogni occasione. Vi diciamo solo questo, vi invitiamo ad andarla a comprare, poi se l'avete comprato ci venite a cercare, che... Saremo qua in giro.